tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Stampiamo Avanti. È un leitmotiv, questo Stampiamo Avanti, è un obiettivo che ci siamo dati di accompagnare con continuazione l'industria attraverso dei momenti di scambio che possiamo avere in diretta o che potete avere poi in modalità registrata sui canali YouTube di Stratego Group. Oggi è una puntata particolare, è un anniversario, il decimo anniversario delle puntate di Stampiamo Avanti, Salotto di Stratego. Decima puntata, quindi abbiamo messo una corona di alloro sul logo, ma soprattutto abbiamo cambiato il modello, il format. Oggi c'è un appuntamento speciale, un appuntamento diverso. In questo periodo avete avuto l'opportunità, grazie alle persone che hanno condiviso con me questo spazio, di sentire i pareri di stampatori, di fornitori, dei diversi settori industriali, della stampa, cartotecniche, etichette, commercial, eccetera, eccetera. Oggi vogliamo invece utilizzare questa mezz'ora insieme a voi per mostrarvi e per parlare con voi di alcuni dati che riguardano cosa è successo e cosa sta succedendo grazie a un'analisi, a una ricerca, una survey che Stampa Media ha fatto, che sarà sulle vostre scrivanie nei prossimi giorni nel numero del Poligrafico e che sarà distribuito anche in maniera digitale da domani. Oggi quindi abbiamo pensato di darvi questa anteprima, di dare la possibilità anche di come dire, ricevere delle domande su questa cosa. Parleremo di dati, parleremo di risposte, di come le aziende hanno risposto a questo survey e parleremo anche di che cosa comportano le ultime novità del decreto rilancio e che possibilità ci sono, visto che il tema finanziario, il tema economico è stato uno dei temi fortemente segnalati dalle aziende che abbiamo intervistato. Per farlo abbiamo con noi la persona che da qualche mese ormai avete conosciuto sulle pagine del Poligrafico, l'economista che ci segue e che ci racconta gli andamenti di questo mercato, sin dalla prima edizione del Printing Economic Forum fatto a dicembre dello scorso anno, Stefano Portolani, che è qua con noi. Invito Stefano ad apparire. Eccolo, come dire, anche lui ha modalità smart working, quindi anche lui in questo momento ancora a casa. Grazie Stefano. Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E diciamo, pendiamo dalle tue labbra per sentire un po' come sono andate, che anticipazioni ci sono su dei risultati che poi le persone potranno leggere. Ricordo a tutti che durante questa giornata, questo tempo, se volete potete fare delle domande attraverso le question and answer, ma vi anticipo che qualche domanda poi ve la farò anch'io. Cambiamo format oggi, ci saranno dei momenti in cui saremo noi a intervistare voi che siete presenti. Stefano, a te. Beh, ci auguriamo che sia di vostro interesse, anche perché in noi ha suscitato molti motivi e molti pensieri, un modo di ragionare, per cui partiamo con quella che è stata la nostra esperienza in dei temi che avevamo annunciato, come l'impatto economico appunto di questa diffusione di un'epidemia che ha coinvolto tutto il mondo, che sono le strategie che gli stampatori hanno messo in atto e stanno comunque continuando a mettere in atto per affrontare questa nuova realtà. E poi ci siamo dati un tema che è tra decreti e realtà, perché ne abbiamo visti succedere di tanti uno dopo l'altro, cambiare un pochettino le regole del gioco, cercare di seguire quelle che sono le esigenze dell'industria e della popolazione tutta, proprio per non fermare un modello che ha avuto uno stop senza precedenti assolutamente. Quindi non ci aspettavamo nessuno un evento di questo genere in un momento in cui il mondo occidentale stava progredendo, eravamo tutti lanciati verso nuovi risultati. Quindi, come anticipava Enrico, domani troverete conto di una survey che è stata fatta, il titolo è proprio questo: emergenza Covid-19, l'impatto sulle aziende di stampa e le strategie. È un'indagine condotta su diversi degli operatori del settore che hanno dato una grande risposta molto importante e che ci hanno consentito di creare poi questa elaborazione che riteniamo sia di vostro interesse. Naturalmente l'analisi è stata svolta tra il 25 e il 30 di aprile di quest'anno, quindi le cose sono molto in movimento, tutte le soluzioni che si stanno tentando nei vari ambiti sono fluide, quindi stare al passo è stato un impegno, perché costantemente tutti seguiamo gli eventi. Il panel che ha composto queste risposte era così strutturato, come possiamo notare
soprattutto le aziende dell'offset a foglio, le stampe offset a foglio hanno risposto per il 48,3%. Un altro elemento di rilievo è stata la stampa digitale, che ha risposto per un 21-22%, e poi via via tutti gli altri settori o macrosettori così aggregati. La cartotecnica al 16%, piuttosto che il finishing con un 1,7%, un 2,3% l'offset a bobina, digitale white format 3,5%, eccetera, modo poi di approfondire questi cluster. Un altro elemento che ha differenziato la nostra indagine è stata suddividere per classi di fatturato del 2019 milioni di euro questi operatori del settore, e ci siamo accorti che sostanzialmente fino a 5 milioni di euro di fatturato siamo arrivati a circa l'83% delle risposte. E questo è un dato importante, perché poi guarderemo come questo valore di fatturato sarà importante per ottenere dei finanziamenti a fondo perduto, che sono tanto agognati nelle risposte e nelle domande che si stanno facendo gli operatori del settore. Aziende che sono comunque orientate a impiegare mediamente tra 10 e 50 dipendenti, lo vedete con un 33%, un 20% delle aziende che hanno risposto hanno tra 5 e 10 dipendenti. Meno di 5 dipendenti è un settore molto importante, una fascia molto ampia, perché parliamo del 36% delle aziende. Abbiamo già dato conto sulla media di quello che è stata una prima dimensione delle risposte, quindi avete potuto leggerlo, lo trovate ancora online sul sito di Stampa Media, troverete questo articolo che vi dà conto di qualche numero, ma potete anche già vedere in una infografica sulla destra del vostro schermo, per esempio, un aspetto molto importante che ha sollecitato l'interesse è stato sicuramente l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. E quindi il 72% delle aziende ne ha fatto ricorso, e questa è una misura molto importante, la vedremo nel seguito dandole un valore, sono misure a sostegno dell'attività fondamentali, così come fondamentali sono stati poter proseguire l'attività in momento di lockdown, e quindi abbiamo fatto un sondaggio per capire se il codice Ateco, quello che identifica grosso modo il settore di appartenenza dell'azienda, avesse consentito o meno di proseguire l'attività in un settore ritenuto strategico come quello della stampa, proprio a supporto, l'abbiamo visto anche negli stampiamo avanti di questo periodo, di aziende che hanno sostenuto la produzione in campo alimentare, in campo farmaceutico, e che quindi sono state molto impegnate, a discapito, ahimè, purtroppo, magari di altre che hanno come clientela settori differenziati. Lo smart working è sicuramente un aspetto che è abbastanza innovativo per il nostro paese, questo lavoro agile che si è rivelato così utile in momenti di lockdown così prolungati, è stato utilizzato per la metà delle aziende. Poi vedremo se c'è intenzione di proseguirlo oppure no. Su tutti un dato molto importante che riguarda, ahimè, la produttività e il fatturato e il volume d'affari che le nostre aziende sollecitano sul mercato. Mesi di marzo e aprile più critici, gennaio era partito sicuramente meglio, con febbraio anche i budget erano rispettati, in molte occasioni abbiamo sentito che i risultati sarebbero stati addirittura migliori di quelli preventivati, e in questo stop ci ha fatto valutare al 70% circa aziende che dichiarano flessione nei ricavi superiori al 20%. Anche questo è un dato importante, perché la diminuzione del fatturato in termini percentuali anno su anno darà modo di ottenere o meno dei finanziamenti a fondo perduto o a debito. Poi lo vedremo nello sviluppo di questa piccola chiacchierata che stiamo facendo insieme. Ho ritenuto di presentarvi un quadro un pochettino ottimista, se vogliamo chiamarlo così, poi entrando nei numeri cercheremo anche di capirlo. Abbiamo mutuato dall'area studi di Mediobanca un'analisi che è stata fatta sul prodotto interno lordo nell'ambito dei paesi della Comunità Europea. E allora vedete sicuramente che la fascia rossa, già il colore identifica un aspetto negativo, fa vedere come le proiezioni del 2020 prevedono una diminuzione importante del PIL. La worst in class è giudicata l'Italia, perché viene stimata con una perdita del 9,1% di PIL, messo discretamente meglio è l'United Kingdom con la Germania, che si attesteranno tra un 6,5% e un 7% di perdita, con dei dati di PIL che non erano certamente i valori della Cina, per intenderci, già del 2019 l'Italia era ancora quella che affannava di più, perché cresceva solo dello 0,3%, e questa botta dell'anno 2020, che ci ricorderemo oltre che come anno bisesto, come un anno veramente nuovo per il mercato mondiale grazie a questa pandemia, un grazie molto sofferto. Cosa succederà nel 2021? Secondo l'area studi di Mediobanca ci sarà un recupero
di prodotto interno lordo. L'Italia non sarà tra quelli più lenti, anzi vedete che recupererà un 4,8%, il che vuol dire che non sarà certamente recuperato quello che è stato perso nel 2020, ma da uno 0,3 e da un meno 9 si passa a un 4,8, vuol dire che abbiamo dimezzato la distanza tra un risultato positivo. Ci verrà ancora un 2022 nel quale confermare i risultati di crescita del PIL, e su questo dobbiamo lavorare per far sì che le nostre aziende non si fermino e che si continui a produrre, a essere innovativi e a trovare nuove soluzioni anche per nuovi mercati. Poi anche questo è un tema che approfondiremo più avanti. Abbiamo detto una cosa molto calda, un argomento molto caldo è gli aspetti di cassa integrazione sostanzialmente. Quindi l'INPS, con il suo presidente che vedete in basso a sinistra, eletto recentemente, si è trovato anche lui come il nostro governo a gestire delle problematiche forse inaspettate. E guardando questa slide possiamo fare due considerazioni molto importanti, tratte da uno studio di maggio che ha fatto l'INPS e che ha messo a confronto, tra altri numeri evidentemente, cosa è successo nell'aprile 2019 e nell'aprile 2020. Nell'aprile 2019, se guardate la parte sinistra del vostro schermo, notate che sono state erogate 25 milioni di ore. Qui la funzione oraria non è valorizzata, per il momento è solo un aspetto quantitativo. L'aspetto qualitativo è che oltre il 41% delle erogazioni di queste ore sono andate a vantaggio di aziende del mezzogiorno. Cosa è successo nel 2020? In un solo mese sono state erogate 772 milioni di ore, e vi ricordo che andando indietro nel 2008-2009, gli anni di una crisi recente, ancorché non paragonabile a quella attuale, le ore erogate erano dell'ordine annuale di 1.200.000, 1.300.000, 1.800.000 ore. Siamo arrivati a 772, e qui qualitativamente si è spostato l'asse che utilizza queste ore di aiuti dello Stato a sovvenzione dell'impiego. Il 34% si è spostato al nord-ovest, il 29,2% al nord-est. Quindi il nord, che si ritiene essere la locomotiva industriale del paese, ha raggiunto grosso modo il 65% dell'utilizzo. Quindi quantitativamente e qualitativamente l'INPS è sottoposta a uno stress molto particolare, una cosa che probabilmente era inaspettata. Smart working. Scusa, io ti chiederei un attimo di tornare sulla precedente, perché abbiamo parlato sulla precedente INPS, abbiamo parlato quindi dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. È una delle domande che abbiamo posto ai nostri rispondenti al questionario, alle nostre aziende, e abbiamo detto prima il 72% delle aziende ha detto che aveva già fatto ricorso il 25 aprile, poi ce n'era un 8% che ci stava pensando, quindi ipotizziamo che su questi mesi probabilmente questi avranno anche dato. Ecco, io nel poligrafico poi si troveranno dei dati anche su come sono state utilizzate, chi sono i settori che hanno maggiormente utilizzato. Allora io vorrei sperimentare questa prima opportunità e lancerei una domanda a voi del pubblico, e vi chiederei non di dare il vostro pensiero, ma secondo voi, tra gli intervistati, chi nelle categorie che poi vedrete ha fatto meno ricorso agli ammortizzatori sociali? Erano tre le categorie, erano la cartotecnica, erano il mondo della stampa digitale, erano l'offset e il retrocalco, e quindi vi chiederei a questo punto dovreste avere sulla vostro schermo la domanda, di rispondere dicendo chi secondo voi, quale settore ha fatto meno ricorso agli ammortizzatori sociali? Poi non discutiamo sulla risposta, lasciamo le persone leggere il giornale. Peraltro vediamo cosa dicono. Ecco, vedo che stanno votando, il 50%, 55%, 60% dei presenti ha votato, il 61%, magari non arriviamo al 100%, però abbiamo ancora qualche secondo per non questa suspense. Direi che chi voleva votare ha votato. Allora io vi faccio vedere quali sono i risultati che avete dato voi, che hanno messo la cartotecnica decisamente come settore, poi digitale, poi l'offset. Chi ha fatto meno ricorso, ci siete andati vicini, lo troverete, perché cartotecnica è il 62%, il digitale il 58%. Quindi il digitale tra gli intervistati è quello che ha fatto meno ricorso, seguito dalla cartotecnica. Offset e rotocalco, l'83% degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto ricorso ad aprile ai fondi degli ammortizzatori sociali. Ah, scusate, non ve li ho condivisi. Ecco qua.
Questo è un esperimento anche per noi, la prima, e penso che non li avevate visti, ve li ho letti, questo è il vostro pensiero, il 73% di voi pensa che sia stata la cartotecnica, viceversa ci è andata vicino ma è stato il digitale. Perfetto, possiamo proseguire con la seconda parte del nostro ragionamento. Infatti, allora, una piccola appendice a questo concetto della cassa integrazione è che questa all'inizio era stata prevista come una misura che si doveva sviluppare in un periodo determinato di tempo, poi mano a mano la richiesta è stata di allungarla e c'è addirittura chi nei settori, nei vari lobby, sta chiedendo di prorogarla per tutto il 2020, se non addirittura proseguirla oltre. Ma come dicevamo all'inizio, sono temi molto fluidi e finché non si troveranno le misure per poter affrontare questa crisi nella maniera concreta, perché adesso tutto quello di cui stiamo discutendo a livello di norme sono ancora questioni che vanno risolte, per esempio nell'ultimo decreto, che è composto, come sapete, ormai da tante pagine, tanti articoli, sono necessarie circa 90 decreti attuativi. Quindi c'è stata ieri in discussione in Parlamento alla Camera proprio per approvare delle variazioni, ci sono state delle richieste, sono state accolte, deve ancora passare in Senato. Quindi voi sapete che nella parte burocratica dello sviluppo degli iter normativi nel nostro Paese ci sono degli step che allungano sicuramente l'entrata concreta in vigore dei provvedimenti e delle misure. Poi sarà importante vedere dove ritrovare questi fondi, ma qui cercheremo di dare una risposta perché ci sono delle novità proprio di ieri. Bene, quindi dicevamo smart working, che è stata un'esperienza abbastanza nuova, questa è un'esperienza che anche il gruppo Stratego si fa, grazie a Enrico, che corre quotidianamente. Io gli do merito di aver capito qual è lo spirito dello smart working, perché coinvolge i collaboratori, assegni i compiti, si verificano le cose da fare, le istanze, si svolgono nelle modalità più collaborative possibili, le persone sono molto felici di essere presenti e di partecipare. Quindi si rileva, secondo la fonte del Sole 24 Ore, che in Italia sono stati 6 milioni i lavoratori coinvolti da questo lavoro agile, smart working. Naturalmente è una possibilità che non viene data a chi ha un'attività di tipo manuale, manufatturiero, perché se c'è da far andare avanti una macchina dal punto di vista fisico e non è pilotabile da un punto di vista remoto, lo smart working è difficilmente invocabile. Anche se poi lo avete visto con i protocolli applicabili in azienda, per chi rientra o sta rientrando in azienda a lavorare ci sono dei parametri di distanziamento sociale anche da tenersi nell'ambito delle aziende che non sempre consentono, anche chi svolge funzioni impiegatizie, di essere presente al 100%. Quindi questa è un'attività che molto probabilmente proseguirà nel tempo. E anche qui poi avevamo fatto una domanda per sapere chi proseguirà. Infatti, tra l'altro, scusa, finisco solo dando un segnale che secondo me era in particolare di questo panel nazionale, non lo si penserebbe, ma il 74% dei dipendenti delle nostre regioni hanno lavorato da casa, quindi si pensa al pubblico come un settore spesso indietro, se il dato è questo, dà un segnale importante. E il 56% delle persone vorrebbero continuare così. Tra l'altro è un diritto sancito per decreto che chi ha, quindi le famiglie che hanno un figlio o più figli, che hanno 14 anni di età o meno, hanno proprio un diritto, a prescindere da tutti gli accordi che possono essere fatti a livello aziendale con le forze di rappresentanza, per proseguire questa possibilità di smart working. Questo era per concludere questa slide semplice. Allora, il 56% vorrebbe continuare così, è un dato che arriva dall'analisi dei lavoratori. Noi la nostra analisi l'abbiamo fatta sulle aziende invece, e quindi sui... vorrei condividere con voi un altro questionario che vi chiediamo: quante aziende tra quelle che hanno risposto al survey secondo voi hanno dichiarato di continuare a utilizzare lo smart working anche dopo la fine dell'emergenza? Vedo che state cominciando a rispondere. Vi ricordo anche una cosa, perché nel frattempo è arrivata una domanda, vi ricordo anche che il nostro panel fondamentalmente l'ha presentato molto bene Stefano all'inizio, è fatto di aziende piccole. Hanno risposto alla nostra survey un buon numero di aziende piccole, piccole in termini di fatturato, piccole in termini di numero di dipendenti. Se volessimo andare a vedere, appunto la domanda era: ma cartotecnico digitale, come mai il digitale? La cartotecnica in effetti è rimasto il settore molto più attivo, perché i lavori sono andati avanti, perché molte di queste aziende sono coinvolte in quei settori che sviluppano sul mercato del food, mentre il digitale tipicamente qualcuno può pensare legato al mondo del commercial printing. Ecco, diciamo anche che l'aspetto dimensionale delle aziende, quindi noi abbiamo valutato quanti lavoratori sono stati
come dire, messa in cassa integrazione, ma qual è il comparto che l'ha utilizzato l'ammortizzatore? Le aziende digitali che hanno risposto sicuramente avevano dimensioni più piccole rispetto a quelle magari del mondo cartotecnica, e quindi questo certamente ha motivato quel 58,62. Lo dico perché appunto questo discorso della domanda è arrivata. Nel frattempo l'85% di voi ha risposto, condivido la risposta dice che quante aziende secondo voi? Meno del 20% è il più votato, quindi diciamo che tra tutti c'è un sentiment del dire sì, continueremo a utilizzarlo, ma in realtà non sarà la panacea. Devo dire che ci siete andati molto vicini, perché in realtà la risposta, poi trovate i dettagli, è del 24%, quindi nella fascia dal 20 al 40 hanno risposto che continueranno a utilizzare lo smart working, mentre il 65% ha proprio dichiarato che non lo farà. Quindi diciamo che è vero cambiamento probabilmente per funzioni, però è anche vero che questo settore ha bisogno di, dichiarato di aver settore, di aver bisogno di vicinanza, di presenza. Proseguiamo? Sì, diciamo anche qui in coda a questo argomento, che poi si impatterà su due temi importantissimi: un tema giuslavoristico, perché evidentemente ci sarà da matchare le esigenze dei lavoratori che ormai sono stati abituati a una forma di lavoro agile, e anche una forma di sociologia del lavoro, perché possono subentrare motivi di paura di certi lavoratori a ritornare sul luogo di lavoro, piuttosto che all'esigenza, come dicevi correttamente tu Enrico, di ritornare ad un'aggregazione fisica, a condividere anche come dire, l'aria e il rumore delle attività lavorative. Lo vedremo col prosieguo del tempo. Dicevamo che una grossa novità è arrivata finalmente ieri, perché il Parlamento europeo ha cambiato un pochettino atteggiamento. Voi vi ricordate i primi temi affrontati dal Parlamento europeo quando si affacciavano i primi contagi in Italia? Venivamo visti anche come i soliti pizza e mandolino, che prendevamo delle scuse per non lavorare, per cominciare a chiedere del denaro, no? Quindi l'Italia ha da sempre sollecitato l'Europa ad avere un atteggiamento molto più comunitario. Ci è voluto del tempo, ci è voluto che la pandemia cominciasse a infettare, contagiare anche tutti gli altri paesi, nonostante, come sapete bene, rimangono alcune differenze sull'approccio per due o tre piccole realtà, magari anche più, se volete, marginali per quello che è l'impatto nella produttività europea. Peraltro ieri finalmente il Parlamento ha preso una strada, quindi come ha detto la Presidente Ursula von der Leyen, che è l'entità che la rappresenta, dice facciamo una strada insieme, perché lasciare paesi indietro non sfalderà l'Europa. E finalmente è stato stanziato un importo per questo recovery fund, e finalmente ci sono un maxi piano da 750 miliardi che verrà erogato ai paesi europei per affrontare i temi economici della pandemia. La reazione anche qui del commissario all'economia dell'Unione Europea Gentiloni è stata molto positiva. La crisi senza precedenti, un'Europa che finalmente forse si muove più in senso comunitario, e questo che cosa porta? Porta un volume di denaro, di quei fondi stanziati, pari a circa 178 miliardi di euro che saranno erogati verso l'Italia. Di questi 82 miliardi saranno considerati aiuti, quindi la Comunità Europea non ne richiederà la restituzione, sono sostanzialmente a fondo perduto, mentre 91 miliardi sono considerati prestiti e quindi lo Stato, in questo caso italiano, dovrà impegnarsi alla restituzione. Il secondo paese che beneficerà di questi denari è la Spagna, chiederà 140 miliardi, poi segue la Polonia e via via tutte le nazioni europee che hanno chiesto appunto che in base al PIL, in base ad altri parametri, si suddivideranno questi denari. In Italia ovviamente il Presidente Conte è rimasto a sua volta molto soddisfatto, perché all'inizio aveva proposto una cifra considerevole. Secondo lui Bruxelles ha risposto alle richieste, adesso lui prende l'impegno, come dice, come ha detto ieri, di accelerare sul negoziato proprio con l'Europa per capire come impiegare i denari e per liberare presto queste risorse. L'abbiamo accennato prima, liberare le risorse vuol dire fare i decreti attuativi, scegliere delle misure che siano veramente concrete, che qui, come sapete, le contestazioni sono state diverse, ma quella più grossa era a pioggia questa erogazione di denaro che vorrebbe accontentare tutti, ma poi scontenterà tutti. Questo è il commento, che poi dipende dal ruolo che si gioca nella partita. Certo è che la gara sarà sicuramente molto dura, dovremo vincerla e vedremo un po' come fare. Come fare? Ci sono nel decreto quattro misure molto importanti.
E allora, come ha ricordato anche Enrico, come abbiamo detto in apertura, il panel che ha risposto al nostro questionario era orientato a essere per più della metà, era circa l'85%, di aziende che non raggiungono, che stanno nella fascia da 0 a 5 milioni di euro. Ed è proprio questa una misura che prevede un contributo a fondo perduto, la regolamenta l'articolo 25, e quindi di questa, tralasciando le misure che saranno crediti di imposta per aumenti di capitale, destinato a chi fattura tra 5 e 50 milioni, addirittura arrivare a misure per le aziende che fatturano oltre 50 milioni, che prevedono la creazione di un cosiddetto patrimonio destinato con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, la quale potrà diventare in qualche misura anche una sorta di cofinanziatore, copartecipatore, fare quasi una venture capitalist. Ma non vogliamo ingarbugliare la presentazione perché non è un tema di approfondimento, ma ritengo che dare un esempio di come si fa a ottenere un contributo a fondo perduto per le aziende che arrivano a fatturare fino a 5 milioni potrebbe essere utile. Anche qui c'è un iter da seguire. La prima cosa da fare è verificare che i propri ricavi siano, nell'ambito dell'anno 2019, inferiori ai 5 milioni. C'è stata un po' di confusione nel decreto, perché il testo a volte parla di fatturato, a volte parla di ricavi. Le due cose non sono esattamente sovrapponibili, però possiamo dire che cessione di beni e prestazioni di servizi, oltre che di materie prime, di sussidiari, di semilavorati, di beni mobili non strumentali, la somma di queste vendite abbia fatto il minore di 5 milioni, una volta verificato questo sul proprio bilancio, si deve verificare, questa è una cosa che le aziende ovviamente sanno molto bene, l'anzianità e la localizzazione della propria azienda. Chi ha iniziato l'attività prima del 2019 avrà una modalità per regolamentarsi nell'ottenere il contributo, oppure chi ha un'attività iniziata solo dal 1 gennaio del 2019, perché non potrà fare un confronto 2020-2019, oppure ha un domicilio fiscale o una sede operativa in quei comuni che abbiamo imparato a essere chiamati zone rosse, per le quali non c'è bisogno di avere i requisiti precedentemente detti. A questo punto bisogna capire come fare a essere tra le aziende che richiedono e possono richiedere il contributo. Se la differenza dei ricavi, del fatturato tra l'aprile 2020 e l'aprile del 2019 è inferiore al 33%, ai due terzi, si può avere accesso a questo contributo, altrimenti no. Faccio notare che questa misura non è parametrabile alla perdita di fatturato eventuale del mese di marzo. Quindi chi avesse anche perso del fatturato nel mese di marzo non potrà utilizzare questi elementi numerici per fare base di calcolo. Qui sono state sollevate diverse obiezioni, per esempio quella di dire fate una media tra il marzo e l'aprile e trovate dei valori di compensazione, perché la crisi è iniziata probabilmente dal mese di marzo. Anche il nostro panel, l'abbiamo sentito anche nei vari salotti, in gennaio e febbraio le attività sono state comunque interessanti e molti già pensavano di superare i budget annuali, l'abbiamo accennato. Esempio che possiamo fare, perché all'interno di questo paniere di aziende che potrà avere accesso ai finanziamenti ci sono tre ulteriori classificazioni. La prima è per le aziende che hanno ricavi fino a 400 milioni di euro all'anno, e queste beneficeranno di un 20% sulla differenza di fatturato come contributo a fondo perduto. Un secondo gruppo di aziende, quelle che avranno ricavi fino a 1 milione di euro. Una terza fascia fino a 5 milioni di euro. Come vedete, la percentuale di riconoscimento del contributo a fondo perduto scende dal 20 al 15 al 10%. Seguiamo un primo esempio, facciamolo con i ricavi fino a 400 mila euro. Ipotizziamo che questi 400 mila euro nel corso dell'anno siano realizzati con una mensilizzazione identica, quindi da gennaio a dicembre si fatturi sempre uguale, quindi 400.000 euro divisi 12 mesi fatturiamo 33.333 euro. Abbiamo diritto al 20% di questa cifra, cioè 6.667 euro, che vuol dire l'1,67% del fatturato annuo. Quindi quelle aziende che hanno un fatturato fino a 400.000 euro nel corso del 2020, se hanno avuto un calo di fatturato aprile su aprile pari al 33%, hanno diritto all'1,67% del loro fatturato. Questa è la misura applicata a un calcolo. Se volete passare direttamente all'azienda che si colloca nella fascia di 5 milioni di euro, questa azienda avrà fatturato 416 milioni al mese, le spetta un 10%, qualora fosse stata in quelle condizioni di penalizzazione 2020 su 2019, pari a 41.000 euro, e questo è lo 0,83% del fatturato. Questo è un esempio concreto di come dovrebbe svilupparsi questa retribuzione. Succede che
Abbiamo capito i parametri di bilancio, di collocazione, di anzianità dell'azienda, di analisi di fatturato anno su anno. C'è la terza parte, che è quella più antipatica per tutti noi, che è un iter burocratico da seguire. Quindi bisogna presentare un'istanza. Questa volta l'istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate, che per la prima volta non sarà un ente che incasserà del denaro, ma sarà quello che dovrà erogarlo, perché quando l'Agenzia delle Entrate avrà stabilito i termini di presentazione, che ancora non risultano pubblicati, quando avrà valutato che l'azienda si è autocertificata quale azienda esente da infiltrazioni mafiose, sulle quali peraltro l'amministrazione finanziaria potrà indagare per evitare che vengano indebitamente fruiti questi denari, finalmente l'Agenzia delle Entrate erogherà direttamente sul conto corrente bancario o postale dell'azienda il denaro dovuto. Cosa succede da un punto di vista civilistico? Questo è un contributo a fondo perduto e risulta essere quindi un'integrazione dei ricavi che va iscritta alla voce A5 del conto economico nella dichiarazione dei redditi dell'anno. Sarà portata come variazione in diminuzione per l'intero importo ricevuto a bilancio scritto. Anche qua ci sono i denari, sono stati liberati, però c'è scritto nel decreto come fare a ottenerli, mancano le norme attuative, e quindi anche qui aspettiamo che vengano definite dall'Agenzia delle Entrate. Velocemente, perché non volevamo approfondire neanche tediarvi, ci sono altre misure nell'ambito del decreto, ormai le abbiamo anche queste citate, le abbiamo trattate anche su stampa media, quindi siamo stati sempre abbastanza precisi e puntuali ad informarvi. I bonus pubblicità, che sono dell'articolo 186, bonus per i servizi digitali all'articolo 190, c'è un regime straordinario di forfettizzazione per le rese dei giornali finti all'articolo 187, bonus per l'acquisto della carta articolo 188. Queste misure, insieme ad altre, non sono delle erogazioni di denaro, come abbiamo visto nel caso precedente, un finanziamento a fondo perduto nel quale arrivano fisicamente dei denari sul conto. Questi sono i crediti di imposta, che quindi potranno essere fruiti dalle aziende in sede di compensazione dell'F24 attraverso i normali canali telematici delle entrate, secondo la prassi aziendale. Io non mi soffermerei su queste cose, però un accenno ve lo do sull'area azzurra alla sinistra del vostro schermo, è che con gli emendamenti approvati anche dalla Camera, dal decreto Cura Italia all'ultimo che abbiamo sotto mano adesso, questa percentuale è aumentata dal 50% degli investimenti che l'azienda fa in pubblicità, e non tiene conto di quello che è stato il monte investimento fatto sugli anni precedenti, perché sarebbe stata da relazionare a quella misura. Quindi è erogata to cure. Ecco, scusa una cosa, siccome arriva una domanda che è una richiesta di conferma, quindi il bonus pubblicità non è più legato all'incremento? Sì, no. Mi hanno detto che nel frattempo hai risposto. Quindi complimenti, non leggendo la domanda avevi già risposto. Grazie. Beh, è un tema molto caldo. Non è più sull'incrementale. Corretto, quindi c'è la possibilità, questo è stato fatto perché si è vista una grandissima frenata degli investimenti delle aziende in pubblicità, e questa è una cosa che fa male particolarmente. Invece le regole di marketing suggeriscono che in questo periodo di recessione, di distacco dai mercati e dai clienti, un impatto pubblicitario sia assolutamente molto importante. Il punto del marketing manager deve essere quello di mantenere presente la sua azienda sul mercato, farsi riconoscere, potenziare il brand e quindi investire in pubblicità. Ecco perché c'è una misura, oltre che a sostenere sia la stampa ma anche le emittenti televisive e radiofoniche, proprio per far sì che ci sia una spinta in questa direzione. Grazie per la domanda, ma comunque... Guarda, ce n'è un'altra, non so se sei risponso, come funziona il bonus acquisto carta? Sì. Quindi... che bonus acquisto carta della spesa del 2019, ma è su carta per stampa editoriale, giusto? Mi pare esattamente. Anzi, anche qui poi bisognerà leggere come hanno modificato, se ci sono stati degli emendamenti che sono stati recepiti, proprio perché la materia è ancora fluida. Ma soprattutto vorrei chiarire questo, è un bonus che è una norma che entra negli aiuti all'editoria e quindi riguarda i servizi di acquisto carta per pubblicazioni editoriali. Per questo è il motivo per cui non è poi cumulabile il contributo diretto. Quindi non esatto. È un contributo che possono richiedere gli stampatori che acquistano carta per fare stampa commerciale. Corretto, infatti hai fatto bene accennarlo, l'avevamo messo tra due stellette di richiamo, anche questo contributo come credito d'imposta per chi acquista
e si evolve nell'acquisto di server, hosting e manutenzione evolutiva, che è una cosa molto importante per tenersi aggiornati, per far sì che il proprio patrimonio tecnologico sia all'avanguardia, che consenta maggiore competitività, anche questa è una misura non cumulabile con il contributo della periferia, proprio anche seguendo il ragionamento di Enrico. Questa ripiata sulle 24 ore di oggi, per anche qui dare uno sguardo a due numeri e a due concetti, per capire come questa pandemia si è mossa anche sui mercati, perché poi quelli che influenzano anche degli scenari mondiali sono queste curve. Quella che vedete in grande è l'andamento dello spread con due eventi che il Sole 24 Ore oggi segnala e ci dice cosa è successo lunedì 18 maggio, quando c'è stato un accordo franco-tedesco che sanciva la possibilità di erogare 500 miliardi a fondo perduto. Lo spread perde 20 punti in una sola seduta. Ieri, quando la Commissione ufficializza questo nuovo piano di questo maxi incentivo, lo spread torna ai minimi dall'inizio di aprile. Perché è importante lo spread? Non lo diciamo perché ci hanno insegnato cosa significa e che vantaggi ci dà tenerlo basso, anche perché non lo diciamo, ma se si andrà verso un maggiore indebitamento delle aziende che otterranno dei finanziamenti a rimborso, anche questo costerà di più alle aziende, perché se aumenteranno i valori dello spread, aumenteranno i tassi, e anche remunerare poi i finanziamenti ricevuti dalla banca o per erogazioni legate al Covid, potranno spostare in maniera significativa il pagamento di interessi. È successa una cosa mai vista in questi anni: il prezzo del Brent al mercato statunitense è andato sotto zero, l'abbiamo anche questo rendicontato su stampa media, proprio per l'aumento degli stock di petrolio, non sapendo più a chi darlo perché il mondo era in lockdown, quindi l'utilizzo del petrolio era fermissimo. Il Brent è andato a meno 37, il che non voleva dire, l'abbiamo detto in una maniera un po' simpatica, andare alla pompa di benzina e fare carburante, vedendoci anche erogare del denaro dalla pompa che ci dava il gasolio, ma è un dato molto importante, perché finché non ci sono energie alternative, il petrolio è anche un indice di come funziona la produttività nel mondo e di come ci si muove. I mercati azionari quindi hanno dato dei segnali da paura. Oggi lo vedete in alto, gli indici delle borse mondiali vedono anche mercati che sono scesi a oggi del 24-25%. Chi ha visto quelle ultime pagine del 24 ore con tutti i numeri piccoli, dove c'erano le quotazioni di tutti i titoli, ha visto anche perdite del 40-45-50% di alcuni mercati. C'è una certa ripresa, bisogna far sì che tutte queste variabili coincidano per fare in modo che l'economia riprenda e che nel corso dei prossimi 2-3 anni si torni a parlare di evoluzione e di crescita del sistema. Evoluzione e ricrescita, che anche questo è stato oggetto nella nostra survey di una domanda aperta, no? Di una domanda aperta sul tema delle strategie reattive fondamentalmente, cioè anziché aspetta che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Anche questo vi invito ad andare a leggerlo, a leggere cosa dichiarano le aziende, cosa abbiamo raccolto da queste situazioni aperte, ma qui vorremmo fare invece una domanda anche a voi. Chiedere voi, secondo voi, quali sono gli step più utili? E quindi tra un attimo lancio l'ultima poll. Nel frattempo però vi prendo ancora un secondo, perché è arrivata una domanda che sostanzialmente è una domanda, così lo dico alla persona che ci stiamo facendo anche noi. Cioè questa azienda ci chiede: se una tipografia ha fatturato l'importo complessivo di stampa e carta, come fa a certificare il valore della carta affinché vada in detrazione? Ecco, noi siamo un editore, stampiamo, alcune volte compriamo la carta, alcune volte la carta ci viene data dallo stampatore in maniera, e devo dire che non abbiamo ancora la risposta, a meno che Stefano non l'abbia studiata nelle ultime ore, ma ci siamo interrogati anche noi su questo, quindi ne prendiamo atto, e a Flavio che ci ha fatto la domanda vedremo di mandare una risposta non appena l'abbiamo anche noi. Sono quei temi che fanno da corollario a una norma che è sempre messa in maniera molto generale, che se avete notato, questa è una carenza un po' del nostro sistema di norme, un nuovo decreto esordisce con una o due pagine richiamando tutta una serie di decreti precedenti e di normative di legge, perché molto probabilmente il legislatore vuole evitare di assumersi delle responsabilità non richiamando quegli articoli che vengono via più modificati. Quindi diventa poi difficile invece fare delle operazioni mirate, chirurgiche, sulle singole risposte. Queste poi, lo sapete molto bene, diventano anche oggetto di interpelli all'Agenzia delle Entrate, le quali
non sempre troveranno risposte coerenti con quello che poteva essere la volontà del legislatore. Siamo abituati anche a convivere con queste differenze, ma ce le gestiremo sicuramente. Piano piano cercheremo di fare ordine. Quindi sia adesso a Flavio Zuin, che ha fatto la domanda, sia a Silvia Argalia, che la ribadisce. Grazie, appena abbiamo la risposta la condividiamo sicuramente. Ultima domanda per tutti voi, quindi cosa ritenete più utile per i prossimi stand? C'è da fare un cambio, ci sono, le aziende devono come dire, sviluppare una ricalibrazione offerta di prodotti, cosa che ancora una volta le piccole aziende hanno fatto in questo momento, soprattutto nell'area della stampa digitale wide format, e in quel caso andando a produrre cose nuove, dalle mascherine ai separatori, che abbiamo sentito nei vari salotti essere un argomento, un'opportunità per andare a fare del fatturato. Qualcuno l'ha citato nell'ultima salotto che abbiamo fatto, un temporary business, cioè un qualche cosa che è di adesso ma che non può sopperire alle mancanze di fatturato del normale. Quindi noi abbiamo raccolto parecchie risposte da parte di chi ha partecipato alla survey, indicando alcune voci, tra cui queste sicuramente. E voi avete votato così: ricalibrare l'offerta prodotti e aumentare l'utilizzo dei canali e-commerce, mentre sull'export c'è un po' più di titubanza, e credo che questa sia anche giustificata dal fatto che non si capisce bene come andranno le aperture dei mercati fondamentalmente, o se sempre quello che abbiamo raccolto nelle nove puntate precedenti, questo atteggiamento un po' di reshoring in qualche caso, di protezionismo legato al nazionale. Oggi le campagne stanno nascendo sul utilizziamo prodotti nazionali, facciamo lavorare le aziende in Italia, diamo supporti ad aziende che sono in Italia, che fanno lavorare l'Italia. Quindi il tema dell'export probabilmente in questo momento non è così stimolante, mentre invece l'utilizzo dei canali e-commerce sicuramente sì, anche perché queste abitudini a utilizzare e a stare attaccati agli strumenti digitali è stato decisamente challenging nella modalità con cui ci siamo messi a lavorare. Diciamo che quando si fa di esportazioni di estero, come è stato il modello tradizionale, quindi ante Covid-19, l'internazionalizzazione, avete visto, è stata molto sponsorizzata. Anche oggi ci sono dei finanziamenti che saranno destinati a chi intende sfruttare meglio l'export, però in questo momento, non è per parafrasare qualche politico che diceva prima gli italiani, è diventata un'esigenza, soprattutto per l'alimentare, soprattutto per i brand che connotano un made in Italy. Quindi vale ancora il concetto di poter andare all'estero, ma se il nostro brand, se il nostro prodotto si differenzia sui mercati e può dire la sua, perché buttare un prodotto generico in un altro paese che sostanzialmente ha le nostre stesse difficoltà e che non troverebbe in quel prodotto dei plus, diventa fondamentalmente un'operazione solamente costosa. Quindi sicuramente oggi vale la pena di guardare al mercato all'estero, differenziare il nostro prodotto e trovare quelle che sono le leve per farlo rendere migliore anche agli occhi di chi lo dovrà ricevere, i mercati che sono i nostri. Però è vero, dobbiamo lavorare sull'Italia, e anche altre considerazioni che abbiamo fatto in questi mesi è: abbiamo fermato il mondo all'inizio perché tutta la produzione era in Cina. Quando la Cina si è fermata, tutto il mondo occidentale si è spaventato, più di una pandemia che stava arrivando, si è spaventato per il fatto che non sarebbero arrivate le merci. Quindi abbiamo avuto una visione piuttosto miope, non abbiamo affrontato il tema della salute pubblica forse nella maniera corretta. Poi quando si fanno le analisi ex post troveranno tante cose da poter dire. Ci sarà parecchio da discutere, da vedere, da ricalibrare. Parleremo insieme in questi salotti. Speriamo di continuare a darvi delle opportunità per discuterne, e vi invitiamo a segnalarci tematiche come già molti di voi ci hanno fatto, e quindi una era questa. Questo tema dei finanziamenti, delle modalità, quindi abbiamo cercato, grazie a un'altra survey che avevamo fatto, cercheremo di portarla avanti, non dimenticheremo le tecnologie e quindi tra non molto ripartiremo con anche seminari tipicamente dedicati all'innovazione tecnologica. Insomma, vogliamo continuare a sostenere questo Stampiamo Avanti, e ci auguriamo che siate soddisfatti
Quindi adesso, anzi, ve lo chiediamo direttamente, giusto mi pare, abbiamo preparato l'ultima, vi siete abituati, vi abbiamo fatto esercitare sulla modalità di votazione, ci mettiamo a confronto, ci mettiamo al voto. Scegliete liberamente tra poco soddisfatto, molto soddisfatto, insoddisfatto, perché potete scegliere tra uno dei tre colori. Scusate, abbiamo sbagliato slide, era questa. Forse che poteva anche farci valere una faccina rossa poco contenta. Noi ci illudevamo che bastassero i verdi. Quindi allora, ecco, questa è che voto ci date. Abbiamo rosso, giallo, verde. Vediamo se riusciamo a chiudere con... Insomma, a scuola non passano tutti quest'anno, mi pare, no? Quindi spero. Beh, però sei politico non si dà, dice la ministra, però, quindi... Ah no, però no. Quindi speriamo quindi a questo punto, se anche noi di superare. Diciamo che il 62% ha votato, 69%, chiudiamo la poll adesso. Stefano, sei licenziato. Grazie, è stato un onore, un piacere. Poi mi dai i nomi di tutti i partecipanti. No, direi che grazie davvero. Speriamo che non sia soltanto perché eravamo qua a vedere e condividere, ma che sia stato veramente utile questo. Quindi diciamo che il 90% ci ha dato il bollino verde. Siamo certificati green, quindi questo ci fa... nient'altro che piacere in questo momento. Sì, vi ringraziamo anche... perché questo sarà uno stimolo, no Enrico, per poter trovare nuovi argomenti e coinvolgere sempre più cose che siano di interesse, perché dobbiamo fare un lavoro insieme, insomma, su questi temi. Grazie a tutti, vi abbiamo trattenuto qualche minuto in più, ma speriamo, anzi, ci avete confermato che è stato utile. Quindi grazie a tutti voi e buona continuazione, buon lavoro e stampiamo avanti. Grazie a tutti, alla prossima occasione. Ciao Enrico, grazie a tutti.